I rapinatori vanno per sotto, per sopra, per entrare nelle banche. Io vengo per chiedere informazione alla mia banca, non faccio nome, se no mi vengono a denunciare, perché devo fare un reso di un giubbino, avevo bisogno del Liban. Entro, porta aperta, non c'è nessuno. A un certo punto si chiudono le porte, io potevo chiamare la polizia per uscire dalla banca. Ma ci stanno, sono soli da banca, sono proprietario di una banca, evviva! La banca è mia, mi siedo, vedi? Ma mi siedo, mo chiamo la polizia per uscire dalla banca, perché non so, ci non sarà. La porta, voglio uscire, fatemi uscire, sono sequestrato dalla banca, sono sequestrato dalla banca. Non ho mai visto, in 50 anni che c'ho, non ho mai visto un fatto del genere. Strani uti hanno lasciato la porta aperta alla banca. Io sono una bravissima persona, sono pure, c'ho un conto corrente, qua c'ho un conto corrente, poi vengo a pavo muto. Non ho idea, non ho idea, mi dovete credere, non ho idea. Sto parlando solo, non ho idea. E sono banche telematiche, non siamo a Marone se si discutiamo. Uno poi si fa prendere dalla... Si fa prendere dalla fame che corre oggi e si trova pure a Pucerò. Capito? Io mo, fra 5 minuti che mi sono finito di divertire, devo chiamare i carabinieri, polizia, per mi fare una rapina da banca. Ma ci stiamo rendendo conto qua che non ho idea. Mi dovete credere, il povero cosa si mette in coppa a TikTok alle iere, non lo so. Non so come ci fa, non lo so come devo fare da uscire dalla banca. Scusa, mi aprite, mi liberate, sono chiuso in banca, boh, non lo so, qualcuno che mi libera, sono chiuso, vedi, o si sarà sentito male qualcuno, c'è qualcuno, niente. C'è qualcuno? Non lo so. Boh, altri 5 minuti e chiamo la polizia. Che devo fare? Che ci posso fare? Ma vediamo un po'.